Salve a tutti, mi chiamo Stefano e vivo alle due strade. Mi hanno chiesto di parlare dell'alluvione di Firenze del 4 novembre 1966, quando a quel tempo avevo 14 anni e mezzo. Quella mattina dovevo partire per Siena in gita in pullman insieme agli amici della parrocchia di San Leone Magno. Non siamo neanche partiti, perché le notizie che arrivavano erano sempre più drammatiche. I miei nonni e i miei zii, che abitavano al borghetto fra San Felice Ema e il Galluzzo e avevano tre figli piccolissimi, ci telefonarono disperati perché avevano l'acqua a 1 centimetro da entrare in casa. Mio babbo prese la macchina e corse a prenderli per portarli a casa nostra. Ce la fece per un pelo. Io, con gli amici di San Leone, siamo andati al piazzale Michelangelo per vedere con i nostri occhi com'era la situazione. La vista fu terribile. Firenze era sott'acqua. Quando l'acqua poi si ritirò, rimase il fango misto a nafta e rifiuti vari. Con gli amici, guidati da un frate francescano di San Leone, organizzammo una squadra per andare a pulire la chiesa di Ognissanti. Partimmo a piedi dalle due strade alle 8 della mattina. E il primo giorno lo spettacolo che trovammo vicino all'Arno fu devastante. Ci trovammo con il fango, la mota come si dice a Firenze, fin quasi al ginocchio, fra rifiuti vari, rami di alberi, carcasse di animali morti, automobili sbattute contro il muro e completamente rovinate, con un odore che chiamerei puzzo insopportabile. Per 15 giorni abbiamo operato come il primo e siamo riusciti, con la collaborazione anche di altre persone, a terminare il lavoro che ci eravamo prefissati. Per questo siamo stati chiamati gli angeli del fango e di questo ancora oggi sono molto onorato. Ciao a tutti!